quando ci sei questo? Vai. Sono qui con uno dei più grandi personaggi che ha portato la montagna alla porta di tutti, a far conoscere al nostro paese. Quali sono le emozioni per questa giornata di oggi, di questo riconoscimento che va nei tuoi confronti, ma anche nei confronti del mondo della montagna? Beh, questo è un festival dello sport e ciò che faccio io, in teoria e anche in parte, non è uno sport. Ha anche la manifestazione corporea, muscolare, tipica di uno sport, ma è più un'esplorazione, più un'avventura. E quando delle gesta alpinistiche vengono prese in considerazione o attraggono, ispirano anche i tipici sportivi, per un po' che fare piacere, perché allora significa che si è toccato le corde anche di sensibilità di persone che magari sono abituate più alla performance, e nel caso dell'alpinismo la performance si mischia parecchio con l'esplorazione, quindi ovviamente sono onorato e sono contento. Qual è però l'emozione proprio di questa serata? Così anche parlare del centro di Milano, di montagna. Parlare di montagna del centro di Milano potrebbe sembrare un paradosso, però le montagne, la porzione centrale, le Alpi centrali si vedono anche da Milano. Io quando scalo le mie montagne, dalla Bergamasca, dalla Val del Bano, dalla Val Seriana, nelle belle giornate io vedo la Madonnina sopra il Duomo che brilla, e quindi siamo a una distanza a vista. Ha anche una forte tradizione di montagna comunque il circondario di Milano e i milanesi stessi, perché sono i primi che cercano la montagna, perché sia d'inverno che d'estate, soprattutto anche nelle mie zone, sono famosi gli scambi turistici tra i milanesi che vengono e magari noi che veniamo a Milano durante la settimana e viceversa. Quindi l'emozione è quella di incontrare le persone che durante la settimana incroci in senso contrario e nel weekend invece magari condividi una passione. L'ultima battuta, un augurio per questo festival e un saluto. Del festival del cinema, dello sport, raccontare con immagini lo sport non è facile, nel senso che siamo molto abituati alla cronaca sportiva che vediamo sempre con immagini. Il film ha un linguaggio differente. Quindi è una sfida che si porta avanti da parecchio tempo, da parecchie edizioni, e quindi l'augurio che faccio è che si abbia tanta arte creativa per riuscire sempre a narrare con un linguaggio nuovo, con delle storie nuove, le storie di grandi uomini dello sport.